per trovare tutte le forme utili. L'altro invece è la questione completamente politica, ancora una volta ci si è rivolti all'ente locale per risolvere le problematiche dei tagli a livello centrale, e ancora rimetterci purtroppo è il nostro cittadino che oggi vede un consiglio comunale fortunatamente in linea, perfettamente in linea, per non far mancare al territorio questo servizio che in queste situazioni drammatiche per le nostre famiglie renderebbe ancora più oneroso quella che è la sistemazione e definizione delle liti che ci sono anche tra semplici contribuenti o cittadini privati che devono affrontare ogni giorno rapporti di confini, di litigi e quant'altro, e che sono purtroppo all'ordine del giorno. Sì, prego, consigliere Cacchero. Sì, brevissimamente, solo per replicare un attimo al sindaco su questo intervento nel quale mette dentro tutta il provvedimento che era stato fatto per la semplificazione e per l'accorpamento dei vari sedi. Cioè, io ho parlato nel caso specifico di Venezia, secondo me c'è stato lo sbaglio da parte del governo nell'inserire e nel mettere dentro e nel rafforzare tutti i tribunali che stanno lavorando. Peraltro in realtà naturalmente il decreto sarà anche utile, cioè non bisogna dire che tutto è sbagliato su quello che è stato fatto. Dico che sicuramente è stato forse fatto male questo decreto qua, che non è stato visto in quello che doveva essere, cioè per quello che doveva essere, cioè per dimezzare i costi dei tribunali che magari lavorano male, mentre altri, come ricordava il sindaco, come sono male, certo, devono essere mantenuti. Ma queste sono cose che devono essere viste di presto, speriamo che la situazione possa migliorarsi in questo senso e magari ci possa essere anche una modifica del decreto e del provvedimento legislativo al segretario riguardo al mandato che il sindaco ha chiesto per poter andare a trattare, quindi ho chiesto ufficialmente mandato al consiglio, quindi se siamo d'accordo di votare il provvedimento che comprenda anche quello che era stato, partendo dal suggerimento del consigliere Sacillotto, poi la richiesta del sindaco, cioè di avere mandato per verificare un'ipotesi di contributo da parte dell'ordine degli avvocati e l'ipotesi delle soluzioni di alcuni comuni. Questo è già contemplato, quindi solo di avere mandato per andare a trattare con l'ordine degli avvocati un contributo economico. Okay. Segretario, è chiaro? Possiamo fare un'unica votazione che comprenda questo? Ok, se non ci sono osservazioni e commenti, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Il consigliere D'Agonfo. Allora, considerata l'importanza del ruolo del giudice di pace e ritenendo che anche questo ulteriore onere che viene riguardato sulle casse comunali sia il prezzo da pagare per garantire la facilità di fruizione di un servizio irrinunciabile per il cittadino, esprimiamo parere favorevole. Grazie, consigliere Carpenedo. Grazie. Sì, considerata anche da parte nostra l'importanza di questa istituzione per un servizio sulla legalità del cittadino, un rapporto diretto con le esigenze di confrontarsi con la giustizia da parte del cittadino, e prendendo spunto dal suggerimento del consigliere Sacillotto di dare mandato al sindaco di verificare le eventuali opportunità che possono essere per una collaborazione e anche una contribuzione alla spesa, appunto alla gestione di questo servizio che qualifica il territorio e si fa carico di una scelta fatta dal governo centrale, in qualche modo di delegare agli enti locali queste responsabilità, perché è facile togliere un servizio e poi criminali in altre situazioni, è un bel modo per far sì che ciascuno si arrangi, diciamo. Ecco, esprimo parere favorevole. Grazie, consigliere Bianco.
cosa positiva per il territorio, però non avendo dei costi certi dichiaro voto di astensione. Per i motivi già espressi durante il dibattito, siamo favorevoli al fatto che venga, scusate, che venga dato mandato al sindaco di appunto tentare un accordo con uno degli avvocati per magari riuscire ad avere un contributo per l'abbattimento delle spese per la gestione dell'ufficio del giudice di pace. Il nostro voto è favorevole. Grazie consigliere. Quindi per alzata di mano passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Un astenuto? Contrari? Nessun contrario? Il provvedimento passa. Un attimo, scusate, c'è da votare l'immediata eseguibilità. Per alzata di mano chi è favorevole?